Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon sabato. Sono qua nel giardino di casa mia e stavo guardando un po' di post, stavo guardando un po', navigando in rete. L'ho visto la sceneggiata da migliore attore di Hollywood di Letta del PD. Letta del PD che è andato a fare, l'avrete visto in molti di voi, è andato a fare il cameriere per farsi riprendere, per farsi fare foto mentre serve la pizza out e le pizze. E prima di tutto, tantissimo rispetto per Pizza Out, per la cosa che hanno fatto, cosa favolosa. Bravi, bravi, bravi perché hanno coinvolto i ragazzi, hanno creato un gruppo fantastico e per loro tanto, tanto rispetto. Però, francamente, buongiorno a tutti, ciao Pedro, ciao Mario, ciao Rino. Francamente, la sceneggiata elettorale di Letta per me è totalmente inutile. Vi spiego il perché appena sarete collegati. Ciao da Cerignola, Mario Lisi, cam da fe que, Mario a Cerignola, cam da fe. Che grande Cerignola, cam da fe, non lo so bene cerignolano, però un saluto agli amici di Cerignola. Ciao Luciano, ciao Maria Luisa. Aspetta che si è collegato un po' di gente, che ci sia questo risveglio del sabato ore 11. Ciao Antonella, ciao Massimiliano, buongiorno Edoardo. Avete visto la sceneggiata? Fatemi un gesto se avete visto le immagini di Letta fare il cameriere. Forse abbiamo trovato il lavoro perfetto per Letta, ovvero l'attore. L'attore, non parlo di cameriere, parlo dell'attore. Perché è una pura sceneggiata hollywoodiana è stata. Fate un pollicione, un sorriso, qualcosa se anche voi avete visto. Cosa ne pensi della votazione del 25 settembre, Luciano? Parleremo di questo. Letta ha trovato un nuovo lavoro, un vero lavoro, un vero lavoro, dicono. Letta dimostra di essere un gran, non si dice cosa. Antonella, stai buona. Vabbè, avete visto la sceneggiata, non c'è tanta gente collegata, ma è normale. Sabato mattina, poi Facebook è 2 giorni che è molto molto lento, staranno aggiornando gli algoritmi, quindi capita sotto aggiornamento che siano lenti. Andiamo ad analizzare quello che ha fatto Letta. Allora, Letta, un partito democratico che pensa tutto tranne che alle famiglie italiane, alla gente italiana, al popolo, e le bollette lo dimostrano, le tasse sempre in aumento le dimostrano, e tutto quello che stanno facendo, cartella esattoriale e quant'altro, lo dimostra che Letta e il Partito Democratico in particolare non hanno mai pensato alle famiglie italiane. E adesso, sotto campagna elettorale, che fa? Va a fare da cameriere per farsi riprendere mentre serve i piatti a Pizza Out. Pizza Out un progetto favoloso che però con Letta c'entra poco. E vi dico il perché, perché il Partito Democratico è il primo partito, a mio parere, a non aiutare realmente il popolo. E ha candidato dei sindacalisti al Partito Democratico, sindacalisti all'interno del Partito Democratico che non hanno mai, negli ultimi 2 anni, tutelato i lavoratori, tutelato i sospesi, tutelato le famiglie. Le bollette sono altissime, la gente non riesce ad arrivare a fine mese e il Partito Democratico non ha fatto mai nulla. Anzi, è stato il primo artefice di tutto quello che è successo, ovvero farci entrare in una guerra, seppur indirettamente, però con l'invio di armi, che ci ha portato alla fine tutto quello che vediamo in questi giorni, ovvero gas alle stelle, elettricità alle stelle. Quindi Letta, queste sceneggiate, con tutto rispetto, sono inutili, perché la gente ti guarda, sorride, ti compatisce questo tuo atteggiamento di voler far vedere che sei bravo, buono e carino, quando in verità è solo una forma di opportunismo elettorale, in campagna elettorale. La tua è stata semplicemente una squallida scenetta d'attore hollywoodiano che vuol far vedere che è un bravo ragazzo che va a servire la pizza insieme ai ragazzi autistici. Ma non è questo che serve. Serve che voi state in Parlamento a studiare de delle leggi, dei modi, delle cose per aiutare a agevolare il popolo, non andare a far finta di fare il cameriere che può servire per far rialzare
rialzare l'economia, rialzare la voglia di vivere e più che altro farci arrivare a fine mese. Non è una bufala. Roberto Sueri pensava che fosse una bufala. Non è una bufala, è andato veramente a far finta di fare il cameriere, a servire delle pizze per fare del cinema, il classico cinema che fa il Partito Democratico. Con tutto il rispetto, il 25 settembre, amici, fate quello che vi pare, fate quello che vi pare, perché non vi sto a dire che cavolo dovete fare. Io do un suggerimento, io personalmente voterò per Italexit, Gianluigi Paragone, perché è l'unico partito che sta cercando veramente e vuole cambiare le cose, sta cercando di cambiare l'Italia. Anche se è dura, perché quando ci troviamo dei partiti come quello di Letta, stessa cosa vale per Salvini, vale perché l'avrebbe fatto anche Salvini, se avesse avuto l'opportunità avremmo visto anche Salvini a servire le pizze. Purtroppo fanno del cinema e non pensano ai problemi reali del paese, fanno solo del cinema e basta. Quindi commentate, condividete, esprimete un'opinione, non è una fake news, è vero, Letta è andato a servire le pizze a Pizza Out per far vedere che è buono, bravo, simpatico e carino. Mi sembra un po' Salvini quando va in giro con le felpe della polizia e tutto, e poi non studiano delle leggi perché la polizia sia tutelata realmente sul lavoro. Quindi, solite, come si dice a Napoli, questo è carino, Rina dice, come si dice a Napoli, proprio una chiavica. Un saluto agli amici di Napoli, un saluto a tutti gli amici. Intanto ieri con Gianluigi ha detto una cosa molto carina, eravamo su a Milano, abbiamo girato i video che verranno pubblicati per la campagna elettorale, e per il reddito di cittadinanza ha detto che il reddito di cittadinanza deve servire per l'emergenza. Italexit non vuole togliere il reddito, ma vuole semplicemente che il reddito venga utilizzato in modo giusto, però per poi dare lavoro vero alle persone, una cosa molto giusta, vedrete il video. Quindi un saluto agli amici del sud, un sud al quale siamo vicinissimi noi al nord. Non pensate che il nord sia tutto leghista di gente che non vuole, non ama il sud Italia, che solo per opportunismo viene a sud a fare del cinema, delle chiacchiere. Noi siamo italiani, semplicemente italiani, non esiste nord, sud e centro, esiste l'Italia. Esistono gli italiani e le famiglie italiane. Quindi un saluto agli amici di Foggia, di Cerignola che mi stanno scrivendo, un saluto agli amici di Napoli, un saluto agli amici di Trapani. E mi manca il sud perché ho passato un mese intero al sud quest'estate e mi manca da morire, perché la gente del sud, se la sai prendere in modo giusto, è gente con il cuore enorme. Quindi un saluto a tutti gli italiani. In generale siamo italiani, amici, siamo italiani, basta con questa cosa, siamo italiani. Diverso è dire siamo europei, perché noi non ci sentiamo europei, perché in Europa gli italiani non li vogliono, questa è la verità. Tornando però all'argomento, Letta, smettila con le sceneggiate, fai delle cose concrete, serie, inizia a pensare agli italiani, se vuoi prendere qualche voto, anche se ormai il Partito Democratico di voti ne prenderà ben pochi. Un saluto anche agli amici bresciani, ciao Nadia, ciao da tutta Italia state scrivendo, gli amici di Milano, ciao Francesco, e vabbè, tutta l'Italia collegata, anche se siamo in pochi, dato l'orario e dato soprattutto questo algoritmo che fa sì che nei weekend ogni tanto spariscano i contatti. Vi voglio bene, e teniamo duro, il 25 settembre sarà una giornata importante per riprendere in mano un pezzettino d'Italia. Ciao a tutti, ciao Letta, come cameriere ti ho visto veramente perfetto, hollywoodiano, un cameriere hollywoodiano, ciao a tutti.